Un regolamento di conti insolito è avvenuto oggi a Caserta, dove un uomo ha sparato a un 18enne per vendicare il figlio. Non stiamo parlando di un cittadino qualunque, ma di un agente di polizia che non ha esitato a fare fuoco verso di sé. Che è subito intervenuto mettendosi a caccia dei responsabili, ovvero un gruppo di coetanei provenienti da San Felice al Cancello. Dopo averli individuati è iniziata una colluttazione in cui l'uomo è finito a terra e lì la situazione è degenerata, infatti ha estratto l'arma e ha fatto fuoco. L'episodio è avvenuto nella scorsa notte e alcuni testimoni sono stati ascoltati per chiarire alcuni passaggi dell'accaduto. Il 49enne dovrà rispondere ora di lesioni aggravate e porto illegale di arma, che fra l'altro non è ancora stata trovata. Ora i magistrati indagano per far luce su quanto accaduto e accertare l'esatto movente che abbia spinto l'agente a rispondere con il fuoco. Nelle prossime ore, l'uomo dovrà comparire davanti al giudice per la convalida del provvedimento di arresto. In questa occasione sarà assistito da un avvocato difensore e potrà fornire la sua versione dei fatti, avvenuti nella zona di Piazza Falcone e Borsellino a Santa Maria a Vico.